Quelli della pizza, a destra e a sinistra, Salve, buonasera. Anche più calma. Ah, cioè, no, ma io sono Cristosa. Questo è il mio modo di parlare. Certo. Qualcosa. Tu sei? Io sono Noemi. E poi? Come poi? Sono basso? Sì, sono Noemi e sono la titolare insieme a Charles della pizzeria Italian Pizza. Buonasera. Eccolo qua, tu sei Charles, il titolare. Il socio della titolare. Come avete deciso? Quando è che avete deciso di prendere questa avventura? Avventura, oppure? Questa è un'avventura, anzi, una continuazione di un'avventura, perché come tutti ben sapranno, noi abbiamo il bar dello sport e questo è stato un secondo successo del nostro percorso. E quando è che avete deciso? Abbiamo deciso. Non c'è non è una. Facile, non c'è un. È stato il sacrificio di un percorso dovuto con il bar e abbiamo deciso di. Quindi non bastava il bar, vero? No, non bastava il bar. Non bastava il bar, quindi questa è la pizza. E hai detto che voi avete lavorato insieme. Abbiamo lavorato insieme, sì, ma un lavoro totalmente differente. Cioè, che facevate? Un'azienda metalmeccanica, quindi. Una pizza. Ma ci sta una pizza metalmeccanica, si potrebbe fare, ricordo. Beh, sì, certo. Ma se non c'è denti per acciaccarlo. Va bene, allora. Com'è andata la serata? Beh, la serata penso che è andata abbastanza bene. I clienti dicono che sono rimasti tutti quanti soddisfatti. La pizza era buona. Era buona. Un ringraziamento speciale va al pizzaiolo. Bravo Luca! Allora, poi appuntamento quindi adesso, siccome domani è il turno di riposo, a martedì. A martedì, sì. Quindi per favore venite anche quando si paga, va bene? Senz'altro. Ciao, fondamentale. Vi veniamo a trovare a casa. Anche noi a casa. Fate a sport, no? Sì, sì. Ma fai, ecco, vedi la domanda, fate a sport pure. Certo, certo, facciamo a sport. Esclusivamente da sport. Italian Pizza, qua, diamo un po' il locale, via tutto. Via Annunziata 71, Giuliano Valido. Ok, grazie, bocca al lupo naturalmente. Credi! Che vedete qui di fianco a me è il pizzaiolo che ha inaugurato questa sera con grande successo Italian Pizza. Buonasera. Allora, sei di dove? Teramo. Beh, non si può avere tutto. Allora, voglio chiedere, come vi siete conosciuti con il proprietario? Facevamo un altro lavoro insieme, poi niente, da là ci siamo conosciuti e è nata questa cosa di aprire questa pizzeria. Perché questa è fatta bene, non è che tu fai la pizza, ma è buona tra l'altro. Grazie, grazie. Ma tu hai fatto apposta per farla buona, eh? Beh, no. Ci siamo impegnati, piano impegnati. Piano. E qual è? Ho mangiato una cosa speciale, che ci stava? Che era quello di prima? Tartufo, che era? Parlaci di questo tipo. Oddio, non me ne ricordo, troppe non cacciate, penso che due specialità. Ah, ok, prosciutto cotto, tartufo, panna, sì, base focaccia. E ti pare niente, poi che c'è l'altra specialità? No, l'importante è che l'impasto è buono. Ah, quindi tu sei per l'impasto. Beh, se non è buono l'impasto. Il segreto, ecco il segreto. Sono una pizza semplicissima, tanta maturazione, 72 ore di maturazione, tutto qua. Filippo, sì, avevamo detto tra di noi, ma quando l'hai fatta la tonnellata, sta gente? Beh, 600 pezzi l'abbiamo fatta. 600? Sì, ma tu pensavi che arrivassero questa gente? Sì, anche di più. Quindi non vi siete trovati spiazzati? Un pochettino, nel senso perché eravamo un po'. Ma da domani si fa sul serio, ma come? Da martedì, domani ci riposiamo. Già vi riposate, pensiamo in un giorno di riposo pure? Sì, lunedì abbiamo il giorno di riposo. E martedì si vede, se è andato tutto bene. Speriamo che abbiamo convinto la gente. Insomma. Sei contento di questa attività? Molto contento, beh sì, se no non. Non l'avrei fatta, certo. Un classico. Grazie, bocca al lupo. Grazie.